Buongiorno. Questo video, se tutto va bene, andrà in onda il giorno di Natale. Andrà in onda. Lo pubblicherò sulla pagina il giorno di Natale. Vi avevo promesso che avrei registrato due video, uno per il 24 e uno per il 25. Quello di ieri dovrei averlo già postato. Questo è quello del giorno di Natale. Allora, ho fatto tantissimi video per i progetti di Natale. Non avevo mai usato le foto. Perché? Perché non ne avevo ancora praticamente di Natale da scrappare. Per il progetto di oggi volevo usare le carte di moda scrap della Limited Edition, che è bellissima e ho usato solo per un lot, quindi volevo usare per qualcos'altro. Per un lot e qualche card, quindi poca roba, vanno usate. Ho questa foto che ho fatto con Erika, che è stata scattata con Erika sabato, ieri, perché oggi è domenica. Faccio un po' di confusione adesso, ma no, non vi preoccupate, è tutto a posto. Allora, proviamo un po' di cosine. Intanto ritagliamo la foto della misura e vediamo che misura ha. Vorrei fare una sorta di doppia cornice. Questo sarà un 10, 10 per 10, perfetto, va benissimo. Questa mi piacerebbe anche provare a foilizzarla con la nostra glimmer machine. Vediamo. Allora, per prima cosa, spero che il cellulare mi regga la registrazione del video, se no ho qui la batteria, insomma, il cavetto, quindi dovremmo riuscire. Per prima cosa dobbiamo tagliarci le cornici. Allora, io voglio fare una doppia cornice con la cornice di moda scrap, quella più larga, che mi sono portata, che ho lasciato di là, ma adesso vado a prendere. Allora, uno direbbe almeno i video registrati potrebbero essere un po' più organizzati, invece no, va bene così. Allora, ho qui la cornice grande, ma mi servirà anche quella piccina. E poi mi sono scelta alcune cosine da provare. Come vedete ho tutto insacchettato perché sto mettendo a posto. Vediamo quanto dura questa frenesia del mettere a posto. Ho ancora un sacco di roba da sistemare, ma insomma, vediamo. Allora, mettiamo la foto qui di modo da non poterla rovinare. Questo foglio qui sicuramente no. Adesso dobbiamo scegliere le carte con cui fare le due cornici. Dobbiamo sacrificare due fogli interi. Allora, potrei pensare di fare due verdi. Quindi questi due e di mettere all'interno dei dettagli rossi, che potrebbe essere una cosa carina. Mi piacciono molto queste due, tantissimo, quindi potrei farle diventare le due cornici. Sicuramente poi metteremo del rosso. Allora, ah, ma questa non mi basta per fare le cornici. No. Allora, quindi quella carta lì, no. Potremmo usare l'altra che però stacca un po' troppo poco. Potremmo, fatemi vedere cos'altro c'è qui. Potremmo usare questa, oppure potremmo usare, perché quella lì con tutti i disegnini un po' si perde, l'altra è un po' poco, non voglio aprire un altro pack. Questa con le stelle di Natale non mi basta, se no potrei usare questa. Potremmo farne una e una. Sì, dai, facciamone una e una. Usiamo questi due fogli per ritagliarci le cornici. Allora, quando io devo ritagliare le cornici di moda scrap, adesso poi ritaglieremo anche di quelle piccole, ma lo faremo a mano, quello che faccio è, vabbè, innanzitutto mi tolgo via la fascettina, la cimosa. Poi mi taglio una prima striscia da 10 centimetri che ospiterà una fustellata intera. Ok? Giusta, giusta. Con il rimanente giro il foglio e lo taglio a fette di 10. In questo modo con un foglio intero ho una cornice intera, perché ho tutti e quattro i pezzi che mi servono per comporre la cornice. Adesso noi li fustelliamo, avevo pensato anche di prepararmeli prima della registrazione del video e non ce l'ho fatta. Poi ho pensato, vabbè, nei live sono abituati che faccio tutto mano a mano, non è che si sconvolgeranno se invece qui faccio sempre, se qui non mi preparo niente, sono abituati. Allora, ritagliamo tutti questi 8 pezzi. L'idea è di creare all'interno di queste cornici una sorta di bacchechina. Chi fa scrap da parecchio tempo, come magari me o anche di più, ricorderà che c'è stato un periodo in cui le bacheche andavano veramente tantissimo di moda. Voilà. E si decoravano, tutti gli spazietti all'interno di questa bacheca, come se fosse un po' una sorta di cassetto del tipografo scrappato. Erano bellissime, sono bellissime, ci sono tanti progetti per farle. C'è Tim Holtz che ha fatto una serie di elementi decorativi, che adesso non ricordo più come si chiamano, però nascono per quel motivo lì, da decorare in quel modo lì. Si possono fare a mano,
facendo le pieghe, ricordo che c'erano dei progetti che le facevano anche a mano, e si possono fare sfruttando per esempio questa fustella di monoscrap. Noi adesso useremo per il bordo quella grande. Per gli spazietti interni useremo quella piccola, ma taglierò i pezzi che mi servono mano a mano perché così decido bene che carte metterci. Per ora mi taglio tutte le parti della cornice che poi assemblo, metterò uno schienale dietro la cornice e inizio a preparare la mia bacheca. Ci saranno due elementi fondamentali, uno sarà quella foto. E poi nell'altra vorrei usare lo stencil che stiamo dando in omaggio con i gadget su sfondo nero e vorrei farlo o con i brilligel oppure semplicemente col bianco. Probabilmente meglio col bianco, questa carta si presta a uno stile molto clean, molto simple. Quindi vediamo, intanto facciamo pezzo pezzo. Questa carta mi è piaciuta subito tantissimo, quindi aspettavo l'ispirazione giusta per usarla e tra l'altro riflettevo che adesso ho finito il video al giorno, ma ho ancora un sacco di cose di Natale che vorrei provare a fare, quindi non so se vi libererete dei miei progetti di Natale così facilmente, forse no in realtà. Poi insomma, si può non fare più tema Natale Natale, a parte che si possono scrappare le foto del Natale, io ne ho fatte pochissime in realtà quest'anno purtroppo, sono stata un po' troppo assorbita dal lavoro, ma rimedierò. Si possono fare card invernali, si possono fare lo invernali, si possono fare un sacco di cose a tema inverno. Ho giusto appena ordinato stamattina, oggi domenica, delle carte della Renke che non avevo trovato disponibili prima, che sono delle ghirlande invernali meravigliose. Dobbiamo assolutamente farci qualcosa con quelle lì. Non potevo lasciarle lì. Allora, tagliamo anche questo. Poi l'ultimo pezzo, poi le monto, scelgo la carta che farà da schienale e inizio a costruire la mia bacchechina. Così. Perfetto. Ok. Adesso prepariamo le nostre due cornici, quindi pieghiamo la nostra carta. Dovrei avere una pieghetta, no, non ce l'ho. Non so dov'è, ma non importa, facciamo senza. Pieghiamo lungo tutte le pieghe che vengono evidenziate dalla fustella, che è qua, Clelia. Il cavalletto davanti è difficilissimo. Ma qui manca ancora una piega che è. Where are you? Ho piegato. Ah no, beh, qua. Ah, eccola qui. Così. E le chiuderemo così. Adesso faccio tutte le pieghe. Una, due, tre e quattro. Una. Due, tre e quattro, anche qui. Ci sarà un po' di piega piega da fare in questo video, ma non so quanti di voi avranno tempo il giorno di Natale di guardare questo video, ma tanto il video rimane lì, quindi che lo guardiate a Natale o che lo guardiate a Santo Stefano, che lo guardiate a Capodanno, va bene sempre. Anche qui facciamo tutte le nostre quattro pieghe. Piede qui. Così. Poi l'ultima e poi le incolliamo, così possiamo montare le cornici. Queste cornici poi l'idea è di incollarle una volta che avrò anche la base su un pezzo di cartoncino vegetale di Tommaso, di modo da dare un po' più di corpo. Allora, per incollarle, me l'avrete visto già fare mille volte, io
Seguo gli insegnamenti di Chiara, le incollo così, quindi metto l'adesivo, colla, questa colla qui avrei dovuto lasciarla a testa in giù, mi sono dimenticata. Li metto tutti e due perché il biadesivo me lo tiene subito fermo e la colla poi fa il suo lavoro. Una volta che l'ho posizionato, li premo così, così sono sicura che sia perfetta. E faccio questo lavoro qui su tutti i miei pezzi. Quindi biadesivo e colla sul pezzo corto. È sempre strano adesso che sono abituata con i live non avere i commenti. Vabbè. Sopravviveremo 2 video all'anno che faccio senza commenti, a parte quando Facebook decide che non è che non me li fa vedere, ma ok. Così. E questa potremmo in realtà già assemblarcela e lo farei. Ah, io metto un po' di colla lì, un po' di colla qui. Così. Cercando di unirle quanto più precisamente possibile, di modo che gli angolini siano belli. Per una volta. Poi, vediamo se va. Così, e poi così, sì, perfetto. Allora. Colla qui sopra. Ok. Vedete, li sto tenendo in posizione un attimo. E poi facciamo la stessa cosa qui e anche qui sotto. E la incastriamo. In realtà, una volta fatte le fustellate, come sempre, questa fustella si assembla praticamente da sola. Teniamola solo ferma un secondo e poi facciamo l'altra. La sposto un attimo, la metto per terra, poi la recupero. Intanto chiudiamo quest'altra. Stessa cosa, biadesivo, colla. Uno. Di qua non mi si piega. Opla, c'è qualcosa. Ho sbagliato qualche piega probabilmente. Ah sì, qua è sbagliata la piega. Adesso la aggiustiamo così. L'ultimo pezzo, così assembliamo anche lei e decidiamo con che carta fare l'interno. Montiamola. Ok, 2, 3, 4. Così, teniamo fermo un secondo quest'angolo. È bellissima questa carta. Vabbè, questa non è una sorpresa. Teniamo bene fermo.
Queste cornici sono 20x20, quindi adesso andremo a tagliare una base che sia 20x20, in modo da poterla sistemare dentro. Questo sarà così, quindi qui, qui, qua. Allora, lì si vede la piega che ho fatto male, ma non è un grosso danno, direi. Teniamo fermo un attimo. Così, tempo che si incolli un pochino la nuvola e direi che è a posto. Allora, fustella, cioè la cornice 20x20, dobbiamo scegliere le due carte da mettere all'interno. Allora, alternerei rosso e verde. Qui metterei un qualcosa di verde, possiamo usare per esempio, opla, queste bellissime foglie, mentre all'interno dell'altra, che ha gli aghi di pino, potremmo mettere questa, tanto poi in realtà parte del tutto sarà coperto dalla foto, piuttosto che dalla scritta che intendo fare, dal resto della bacheca, insomma. Tagliamo un 20. Tagliamo qua la cimosa. E tagliamo 20 e vediamo con l'altra come sta. Ok, quindi sarebbe così. Ok, questa che è già bella così, potremmo anche non fare nient'altro. Mettiamo la colla. La posizioniamo. Ma potrei anche mettere un goccio di nuovo, in effetti. E posizioniamo la nostra cornice. Ok. E lei è pronta. Qui dietro, adesso questa le sposto un secondo qui sulla Big Shot, tagliamo un pezzo di questa, sempre 20x20. E facciamo la stessa cosa. E poi così ci possiamo studiare che cosa mettere dove. Allora, adesivo, anche sul piano l'abbiamo messo, tutto bene. E incolliamo la nostra cornice. Quindi abbiamo le nostre due cornici che affiancate saranno una cosa del genere. Io le voglio unire poi con un pezzettino di carta bianca che attaccherò sul vegetale, di modo che facciano questo gioco qui, che si possano aprire. Sarà quasi impercettibile in realtà il cartoncino che useremo, però. Allora, all'interno di queste io volevo mettere la foto, se la ripeschiamo, che in realtà è molto grande. Potrei tagliarne un pezzettino e renderla un pochino più piccola, non tantissimo, però potrei renderla un pochino più piccola, perché avevo anche pensato di fare queste cornici sul 30x30. Il problema del 30x30 è che la cornice non ci basta, avrei dovuto unire un pezzo contro l'altro con magari del wash o una fascetta di carta. Avevo paura che non mi bastasse la carta per fare quello che avevo intenzione di fare, perché devo tagliarmi anche il resto delle cornici, quindi. Volendo avrei potuto farla più grande, però ce le teniamo così. Allora, adesso taglio via un pezzettino della foto, quello che posso. Voilà. E la mia foto si ridurrà ad essere questo, che potremmo metterla lì nell'angolo, for example. Mentre qui al centro potremmo mettere lo stencil, che a questo punto avevo pensato di fare nero, ma forse un po' forte nero. Boh, adesso vediamo. Allora, innanzitutto poniamo di voler mettere lì la nostra foto. Non ho lo spazio in realtà per foilizzarla come volevo, magari questa cosa la facciamo in un altro
Oppure potrei farne un pezzo lì, un pezzo lì. Adesso vedo. Tagliamo la cornice, intanto scegliamo una carta. Io per questa carta qui mi taglierei una cornice di questo colore qui, oppure la taglierei verde. Un verde un po' più scuro, che potrebbe essere questo qui, che è bello opacato. Prendiamo la cornice di moda scrap piccola. Allora, ce l'ho qui, giuro. Sacchettino, mettiamo via quella grande e prendiamo quella piccola. Tagliamo una striscia da 10 di questa carta qui, che è molto bella, molto elegante. Adesso mi sono veramente ancora ridotta lo spazio, perché ho anche la Big Shot. Allora, 10. Fustelliamoci la nostra cornice e vediamo poi come sistemarla, perché dovremo tagliare chiaramente l'angolo. Allora, tagliamo la cornice. È bellissima. Adesso mi stanno venendo in mente un sacco di altre cose che avrei potuto usare, ma non ci ho pensato. Allora, io adesso devo tagliare qui. Allora, spostiamo questo un secondo, perché sennò lo spazio vitale per lavorare. Facciamo tutte le pieghe. Allora, in questo caso io decido che mi tengo tutta questa superficie qua, lo metto qui così. Misuriamo, mi sarebbe servito misurarlo, non ho il righello a portata di mano e faccio in questo modo. Tu sei all'incirca 15. Allora, noi adesso andiamo a rifilare qui questo pezzo, perché non ci serve, perché non abbiamo l'angolo, e ci teniamo una misura di 15. Quindi, tac. Ok, questo non lo buttiamo perché magari ci serve. Adesso lo chiudiamo, questo qui, come abbiamo chiuso gli altri pezzi, per quello dicevo che è un pochino laborioso, perché dobbiamo chiuderci una serie di elementi di cornice, ma che saranno i nostri divisori, i nostri, come vogliamo chiamarli? Ok, i divisori della bacheca. E lui verrà messo qui così. Ok, così. Questo pezzettino qui è troppo piccolo. Mi farei un altro pezzo di cornice, che a questo punto però potrei fare, per esempio, di questo bel rosso. Mi taglio un'altra striscia da 10, mi taglio una cornice, sempre con il rosso. Cioè, sempre con il rosso, sempre con la cornice piccola, scusate, ormai sto straparlando. Ok, ogni tanto sentite dei rumori strani, sono solo io che faccio cadere le cose, ma quelle cose che non cambiano mai e danno sicurezza, sapete, no? Ok, allora. In realtà, essendo che sto registrando il video, se voglio andare a prendere qualcosa, posso sempre mettere un secondo. No, perché non so come mettere in pausa. Quindi no. Ok. Perché pensavo di andare a prendere quello che mi mancava, ma facciamo senza. Allora, anche in questo caso, pieghiamo. Ok. Qui ci serve. In questo caso la mia, beh, posso misurarla la foto. Molto semplicemente. Allora, la foto è larga 8,2. Beh, posso farla diventare 8 innanzitutto, senza fare grandi torti a nessuno. Ok? E quindi qui lo facciamo diventare 8. Adesso questo lo chiuderò così e mi farà uno spazietto nella bacchechina. Incolliamo un po' anche di nuovo. Ok, fissiamo questi.
Poi la foto la fissiamo dopo, però intanto fissiamo i nostri elementi. Teniamo la foto per avere una misura del dove. E questo lo mettiamo qui. Dobbiamo togliergli ancora un millimetrino, ma togliere si fa sempre in tempo. Vedete? Adesso questo lo raddrizziamo chiaramente. Ok, la foto per ora la tiriamo via. Aspettate, che teniamo la foto per misura, però volevo poterla incollare dopo. Direi che potrebbe stare già bene così. Volevo provare a foilizzarla. Mettiamo un po' di colla. Ok. E lui sta fermo lì. Allora, su questa qui mi sarebbe piaciuto provare a foilizzare con la Hot Glimmer Machine. Non abbiamo tanto spazio, in realtà tutte le plate che ho sono abbastanza grandi, quindi potrei eventualmente provare solo a fare un pezzo di decoro qui, ma quasi quasi io la lascerei così. Sì, lasciamola così. Ho paura di fare pasticci. Sì. Ci proviamo un'altra volta a foilizzare la foto, tanto farò poi tutti i lodi Natale. Allora, lei è a posto così. Potremmo usare l'altro pezzetto della cornice che abbiamo qui in questo pezzo. Ok? Vediamo se ci basta addirittura per farne due. Quale sarà qua la misura? Beh, proviamo. Tu sei 5, tu non sarai. Beh, potresti essere 10, sì. Beh, sì. Allora, proviamo. No, troppo corto. Questo è un po' più di 5. Ok, ed è giusto. Sarà 5 e mezzo. Quindi potremmo fare una cosa così. Lo facciamo perché mi piace e cerchiamo di dividerlo in tre, questo spazio. Tipo uno qui, adesso me ne taglio un altro pezzo, me ne basta solo un altro pezzo, quindi nel pezzo avanzato del foglio da cui ho fustellato la prima parte, ne taglio un'altra. Non importa che sia intera perché a me ne serve un pezzettino da 5 qualcosa. Adesso lo misuro. Allora, tu sei 5,6. Circa così, poi andiamo a misurarlo, però una cosa così. Ok, e qui possiamo decidere che cosa mettere. Potrebbe essere un sentiment, potremmo anche decidere di metterne così, di fare uno spazio solo in alto e poi se ce lo teniamo per qualcos'altro. Così, sì. E lasciare vuoto uno dei due di modo che emerga la carta sotto e qui sopra ritagliarci uno sfondo o usare una delle card. Ci sono comunque tutte queste taggine che sarebbero perfette, per esempio, ritagliate lì. Make a wish, Christmas is the most beautiful time of the year, this is the season. Joy. Se noi ci ritagliamo queste, tra l'altro queste hanno la misura adatta per essere ritagliata con i rettangoli di moda scrap, quelli della collezione Dashing. Vediamo se li ho qui. Ho i cerchi, ma non mi servono i cerchi, mi servono i quadrati, i rettangoli. Non li ho qui, vero? Perché nella follia del riordino li ho messi via. Ah, eccoli qua. Non li ho proprio messi via tutti. Eccoli qua. Allora, vediamo un po' qual è la misura giusta.
E vediamo se ci sta poi nello spazio che io ho lì, perché in realtà posso poi modificarmelo come voglio. Allora, Time for Friends. Ah, guardate, questa mi piace tantissimo. E ci ritagliamo questa. Adesso andiamo a tagliarci la fila che ci interessa. Ok, così posso andare a tagliare la tag che voglio per ora. Poi magari me ne prendo anche altre. Per ora prendiamo lei. Teniamo qui la nostra. Tac. Allora, posizionata qui sul piatto della Big, guardate, vedete, è perfetta come misura. Ops, sorry, ho urtato ovviamente il mio cavalletto. Questo va bene così. Direi che è perfetta, la spessoriamo. Poi ci mettiamo il flag su Family, Gifts, Hugs. Potremmo fare così. Quello lo mettiamo proprio qui sopra, ci mettiamo un po' di biadesivo. Colla. E lo mettiamo qui sopra. Su questo, posto che si riesca a recuperarlo, ok, mettiamo un po' di spessorato. Facciamole cadere due robe. Ce l'abbiamo fatta. Allora, mettiamo due striscette di spessorato, facciamolo. Tra l'altro questo rotolo qui ho appena visto che non lo fanno più, che non sarà più possibile ordinarlo dove l'ho sempre preso. Sono una donna disperata. Perché questo biadesivo qua mi salvava la vita sempre. Faccio due strati e poi era un biadesivo che, per carità, è vero che il rotolo grosso costa tanto, però non si appiccica alle forbici. Ed è veramente una manna. Ok. E questo noi lo mettiamo qui. Poi mettiamo i flag. Ok, questo è storto però. Aspettate. Ok. Benissimo. Così. Qui e qui possiamo decidere che cosa mettere, possiamo anche lasciare che si veda la carta sotto, perché a me la carta sotto comunque piace tantissimo, quindi in questo momento io decido di lasciarla visibile. Poi decido cosa metterci. Prendiamo un secondo l'altra. Qua. Mi piacciono molto, sono bellissime. Allora, vediamo che cosa mi sono portata. Come fustello ho preso delle scritte, ho preso dei fiocchi di neve che non userò perché queste carte sono talmente belle che in realtà non hanno bisogno di altro. Ho una scritta. Allora, perché lo stencil che volevo usare era questo qui. Ma come vedete è veramente molto grande. Potrei decidere di metterlo al centro e di farlo diventare l'elemento principale, ma poi in realtà non ho spazio per altro, quindi in realtà questa cosa qui ci rinuncio. Vedete come si cambia idea in niente. Possiamo usare però queste taghine qui e usare delle fustellate e fare qualcos'altro. Vediamo. Allora, scegliamo un'altra carta per fare i divisori qui. A questo punto potremmo usare sempre questo verde, che è molto quieto, molto carino. Sì, mi taglierei due strisce di questo. E se no c'è anche questo qua. Facciamo una e una. Allora, facciamo così per non fare torto a nessuno. Tagliamoci una striscia da 10. Ok. E le tagliamo. E poi decidiamo intanto come dividere lo spazio. Dentro possiamo metterci una timbrata. Insomma, ci sono tante cosine che possiamo fare. Mi sono presa anche un timbro di Gina Kay che non mi dispiacerebbe usare come elemento, potrebbe essere uno degli elementi qui. Qui adesso decidiamo cosa fare. Ci starebbe bene la ghirlandina della Lo Fan, che non so più, cioè sicuramente l'ho messa di là, non ce l'ho tra le cose che ho qui, perché ho messo in ordine. Siccome non capita mai, non so più dove trovare le cose. Ma questi sono dettagliucoli. Allora.
Andiamo qui. Lo spazio è piccolo qui, su un 30-30 avremmo potuto fare molti più giochi di finestre, riquadri. Questo è un 20x20, quindi non voglio dividere neanche gli spazi in spazi troppo troppo piccoli, perché altrimenti poi diventa anche difficile pensare a come riempirli. Aspettate che pieghiamo bene. Preso male la piega, voilà. Allora, potremmo pensare di dividere in orizzontale o anche un po' così a terzi. Questo sappiamo che è 15, quindi facciamo già che tagliarcelo. Sappiamo già che l'interno è 15. E iniziamo a fissarlo senza pensarci troppo, che sarà mai una bacheca. Potrebbe essere, per ora non li fisso, però potrebbe essere una cosa così. Ok? E farei potrei fare un riquadro qui. Allora, vediamo il timbro di Gina Kay quanto è grande, quello che mi sono presa ex novo, questo qua. Perché mi sarebbe piaciuto usare questo, che vedete è abbastanza grande, però in realtà nello spazio di una tesserina ci sta. Quindi potremmo dividere questo spazio così. Qui ci mettiamo un Merry Christmas che ho un fustellato molto carino e questo ce lo dividiamo in due. Cosa ne pensiamo? Oh, ma mi piace. Vediamo. Questo modo di prendere le misure così deve finire. Allora. Abbassiamolo così, così diventa 8. Ok, la mia tesserina ci sta, poi sì, ci sta. No, devo farlo un po' più grande, quindi lo taglio. Proviamo a fare 8, facciamo 9. Sto andando assolutamente empiricamente. Tipo così, perché poi io vorrei, chissà se ho ancora la fustellata fuori, vorrei mettere lì dentro una di queste. Vediamo un secondo, dov'è la fustella del... Scusate, ma nonostante il riordino mi sono persa la fustella del quadrato, del rettangolo. Sarà ben qui però. L'abbiamo già rimessa qui, sono stata così diligente. Va bene, ho perso la fustella. Allora, questo è per farvi sentire meno la mancanza dei live. Vedete, funziona tutto allo stesso modo anche se registro. Cioè, casino uguale. Che poi la scritta che volevo usare poteva essere questo Merry Christmas qui, però mi sono persa la fustella che taglia il rettangolino, il dashing. Vabbè, la taglieremo a mano, poi salterà fuori perché non è che può essere chissà dove, però vediamo un secondo la dimensione. In realtà può andare bene anche 8, ho solo paura che la dimensione del fustellato, vedete, è più grande, potrebbe essere un 8,5. Ah, ho trovato la fustella, era dall'altra parte del sacchetto. Tutto bene.
Lo dividiamo in tre. Quindi in realtà potrebbe anche andare, no, questo qui è 8, mi serve un altro pezzo di cornice che potrei fare a questo punto anche in verde, non necessariamente in rosso. Quindi questo qui è il pezzo che va bene. Voilà. Ne prendiamo un altro pezzettino del rosso e ci fustelliamo la nostra cornice. Ne abbiamo un altro pezzo del rosso, ma direi di sì, anche se non lo trovo, ma va là che cosa bizzarra. Eccolo qua. Tagliamo un'altra fetta da 10. Questo effetto plaid rosso sarebbe perfetto anche per fare un midori, per esempio. Sarebbe bellissimo. Ok, e tagliamo. Abbiamo detto 8 e mezzo. Stella della cornice. Qui non ho neanche finito di tagliare perché tanto dobbiamo comunque tagliare così. Allora, tagliamo qui. E mezzo. Benissimo, adesso li assembliamo questi due. E li incolliamo. Ok, allora mi aiuto come divisore usando questo. Perché adesso 8 e mezzo? Perché questo si è alzato. Diciamo, adesso non va più. Quindi vediamo se ci stanno tutte e tre. Dovrebbe essere una cosa così. Siete 8 e mezzo? No, tu sei più di 8 e mezzo. O forse sei tu 8 e mezzo. Aspettate che non mi ci ritrovo più. Chi è l'8 e mezzo? Questo qui è 8 e mezzo e questo è 8 e mezzo. Però sono diversi, non possono essere 8 e mezzo tutti e due. Clelia, allora 8 e mezzo, questo non è 8 e mezzo, questo qui, questo è 8 e mezzo. Ok, quindi sono questi due. Ho assemblato l'altro pezzo. Tutto bene. Quindi io avrei indicativamente gli spazi divisi così. Vediamo se ci stanno tre tesserine. Prima di incollarli, questi qui, che devo dire un po' si perdono, però vediamo prima come va mettendo le tesserine dentro, se no uno lo facciamo verde. Questo è storto perché evidentemente uno dei due non è proprio 8 e mezzo. Sì, tu non sei 8 e mezzo, mentitore. Tagliamoci le tesserine, che potrebbe essere una nel bianco e una, vediamo qui che cosa ci avanza, devono essere verticali. Metterei la rennina, questa. Allora, tagliamoci questa. E poi ne tagliamo una semplicemente bianca. Dovrei avere dei pezzetti di bianco qua avanzati da stamattina. Allora, una sarai tu e una, adesso prendiamo un pezzetto di bianco di Tommaso, che è laggiù, ma adesso lo prendiamo. Oh, ma sto trovando solo Basil. Vabbè,
Va benissimo questo. Tagliamolo un pezzettino, cioè tagliamo una fustellata. Io lì vorrei timbrarci il sentiment di Gina Clay. Quindi facciamo le prove tecniche delle misure. Io metterei la rendina e la chiuderei così, non ci stanno, sapete? Allora potremmo fare così per il sentiment. Che occhio che ho, non me ne ero assolutamente accorta. E qui ci possiamo mettere un pezzo di carta, patterned diversa. Questo verrà incollato così, anche se non mi piace tanto che questo non è proprio. Accorcio questo di 1 mm, tanto le tesserine in realtà me lo permettono. Adesso li faccio passare insieme così. Un millimetro anche di qua. Un millimetrino su. Ok. Vediamo. E sono ancora uno più basso dell'anno, non ce la farò ormai, li ridurrò ai mini. Come sprecare la carta? Proviamoci. Con questi due. Allora, lei la incolliamo lì. Ci potremmo timbrare qualcosa, adesso vediamo. Qui ci mettiamo il timbro di Gina Kay e qui ci mettiamo qualcos'altro. Adesso decidiamo, potrebbe anche solo essere un altro pezzo di carta patterned, scusatemi, non si vedeva niente, a misura. Allora, incolliamo questo. Prendiamo il timbro di Gina Kay. Che vorrei timbrare qui. Spostiamo anche lei, che così. E vorrei timbrare, vediamo se ci sta. Ho fatto tutto sto trigo, magari poi non ci sta. E non ci sta, signori e signori. Era giusto, giusto, giusto. Escono le pancette, che potrebbe anche andarmi bene. Vediamo come viene. Timbriamolo, è l'unico modo. Ok. Lo timbrerei con il marrone scuro, il Fallen Leaves, che va sempre bene. Non siamo centratissimi per niente. A questo punto io farei un'altra cosa. Invece che ritagliarlo così, taglio a misura, che a questo punto mi prendo le misure e sarà mezzo centimetro più largo. 5, quindi 5 e mezzo per 8,2. Voilà. Così almeno abbiamo lo spazio per la timbrata corretto. Ah, abbiamo sporcato tutto il cartoncino. Vediamo se possiamo recuperare questo, se no ne prendiamo, dovrebbe andare. Allora, abbiamo la batteria che tra un po' mi abbandona, vediamo se dura, se resiste fino alla fine, se no abbiamo il caricatore qui vicino. Come vedete io non pianifico e poi capitano queste cose. Ma non è che sia un grosso problema. Ok, benissimo. No, si è sto. Niente, prendiamo un altro pezzettino di carta perché si è mosso.
Mannaggia, non me ne ero accorta. Prendiamo, ecco qui, un pezzetto di marshmallow. A questo punto lo tagliamo. Prima abbiamo detto 8,2 per 5,5. Sto tagliando in condizioni veramente precarie. Basterebbe rifilare dopo, però. Cerchiamo di farci andare bene la prima. Boh, non lo tocchiamo più. Adesso magari mi pulisco però le mani. Il timbro lo sistemiamo poi. Quindi abbiamo la nostra cornice a questo punto che diventerebbe. Ma potremmo anche farla diventare una cosa così, eh. Questo lo infiliamo un briciolino sotto. Ok. Potremmo farlo diventare così, in realtà. Più centrato. Questa potremmo anche non metterla. Qui di fianco potremmo mettere delle striscioline di carta, dell'altra carta. Facciamo così. Abbiamo queste bellissime foglie. Potremmo usare queste bellissime foglie, che quindi questo qui è 8,2. Adesso lo misuriamo. Intanto incolliamolo. Incastriamo this way. Ok. Attacchiamo i due. Non saranno mai precisissimi, ma non ho grosse aspettative su me stessa da questo punto di vista. Li teniamo un secondo in posizione. E qui ci mettiamo una carta diversa, che potrebbe anche essere in realtà bianca embossata, per esempio. Teniamola un secondo così. Un po' più di un secondo. Speriamo che mi regga la batteria, forse dovrei organizzarmi in realtà per mettere il caricatore. Vabbè, allora aspettate. Prendiamo il caricatore perché ho paura che il telefono altrimenti ci lasci a piedi. Quindi dovrò togliere l'auricolare e mettere la batteria. Fatto, dovreste comunque sentirmi abbastanza bene. Allora, qui possiamo mettere o della carta, proviamo a tagliare uno di questi, vediamo come se ci piace. Questo pezzettino qui sappiamo che è alto 8,2, quindi ci tagliamo una striscetta 8,2. 8,2. E questo potrebbe essere un 3. Un 4 centimetri il primo. Devo recuperare il righello. Potrebbe essere una cosa così, 8, togliamo un millimetro. Così riprende anche quello dall'altra parte. Così. E lì potrebbe essere o rosso così oppure ne tagliamo un pezzettino. Anche qui siamo un po' meno. E mezzo, proviamo. Okay.
no trilli, aspettate che è un po' meno. Bisognerebbe misurarle queste cose, non fare ad occhio così come faccio io, ma ok, potrebbe andare bene anche così. Qui potremmo lasciare bianco e in realtà fare un piccolo banner. Vediamo un po' anche tra i banner che abbiamo, se ci sono delle decorazioni che io credo, eccolo qua. Sul retro della confezione ci sono tutte le frasette che noi poi andiamo a ritagliarci. Questi bannerini qui credo che siano perfetti ritagliati con i loro banner, ma possiamo tranquillamente tagliarli anche a mano. Questi qui vanno bene con i loro cerchi. Io a questo punto opterei per metterle vicine e vedere l'effetto che fa. Così prendiamo delle decisioni un po' più sensate. Allora, secondo me se taglio un Merry Christmas con la fustella che ho preso qui mi si perde. Sarebbe molto carina una fustellina della ghirlanda, vediamo se ce l'ho, perché magari l'ho tenuta qui, non credo, però vediamo. Potrei anche avercela in realtà. Allora, questa fustellina della Low Fun è esaurita. No, non ce l'ho, mi sembrava troppo bello. La fustellina mini. No, non ce l'ho, ho solo quelle grandi che non vanno bene, cioè che non vanno bene, che non mi piacciono tanto. Questo perché sono troppo grandi. Vediamo cos'altro ci offre qua il mercato. Sicuramente ci ritagliamo i banner a questo punto. Vediamo qui. No, perché in realtà ero partita con un'idea completamente diversa, quindi ovviamente non ho nulla che vada bene per quello che è venuto fuori adesso. Succede mediamente sempre così. Allora, io prenderei le belle forbici e intanto mi ritaglio. Merry and bright, believe in the magic, season's greetings, believe in the magic. Ritagliamolo. Questa è la confezione della carta della collection, che va usata. Io ho usato la copertina per fare un logo, non so se ve lo ricordate, l'ho fatto in un live. Taglio tutto qua. E questi banner li usiamo per coprire le giunture dei pezzi di cornice dove non sono venuti benissimo. Tu potresti stare qui, for example, o potresti stare anche qui, qui sotto. E qui potremmo mettere uno di questi bannerini più chiari, che magari è questo OOO. Adesso tiriamo via. Io come sempre sono partita con un'idea e sono atterrata su una roba che è completamente diversa. Completamente. Questo lo mettiamo qui e lo matterei con del rosso. Vediamo se ne abbiamo abbastanza qui. Sì. Lo facciamo a mano. Guardate. La nostra base, così ci copre qui che non è perfetto, ma non ci interessa che sia perfetto in realtà. Probabilmente c'è chi non ridirà perché i banner non sono perfettamente mattati, ma a me va bene così. Questo qui lo possiamo incollare qui, pezzettino. Ok, poi mi rimane qui. Allora,
Lì in realtà ci starebbe tanto bene una ghirlanda, e sapete com'è? Ma in realtà quella grande non è neanche così male, perché ho qui questa fustella della Low Fun. Secondo me, se la tagliamo nel foil, poi la dovrò mettere insieme, così so che... Allora, questa fustella qui ci dai i vari rametti e la base su cui fissarla. Potremmo fare una ghirlandina da mettere lì, e potremmo farla mista verde e oro. Come la vediamo? Vediamo innanzitutto di toglierla dal fettone. Riflettevo su quanto sono ancorate bene le fustelle al loro cartoncino. Allora, prendiamoci un ritaglio, un pezzo che ci è avanzato per tagliarci il tondino. Questa scena l'ho già vista succedere stamattina quando ho fatto il live degli alberelli. Buon proposito del prossimo anno, altro che, non importa, sarà cerca le tronchesine, perché ce le hai, devi solo tirarle fuori dovunque esse siano finite. Madosca. Vabbè, allora tagliamo questo cerchio qui e poi ci tagliamo un po' di rametti colorati e un po' in foil. Che dovrei averne un pezzetto lì, secondo me. Adesso vado a vedere e ce lo ritagliamo così. Questa è la nostra ghirlandina che verrebbe così. Adesso noi la ghirlandina la componiamo qua. Questi sono i rametti. Non so di preciso quanti se ne debbano tagliare. Ne farei un po' verdi, oppure, fatemi vedere, si potrebbe usare questo verde qui, oppure si potrebbe usare ma del verde normale, userei di questo. Ne tagliamo un pezzo, perché facciamo la verde, preferisco. Non so quanti rametti, noi ci facciamo due fustellate e sono 8. Togliamo questo e poi andiamo a cercare il foglio e ne facciamo altre 8. Secondo me sono più che sufficienti. Non l'ho mai montata, avete visto, l'ho aperta, ho divelto la fustella del contenitore adesso, quindi non lo so, però secondo me dovrebbe bastare. Ho il cavo del caricatore che passa sulla Bigshot. Ok, adesso andiamo a cercare un pezzetto di foil, aspettate un attimo. Mi pare eccessivo. Ho qui un pezzetto di foil, di quello della Tonic, e noi ci tagliamo altri 8 rametti. Poi componiamo la ghirlandina. Devo capire come. Facciamo dei passaggi. Così li mescoliamo, oro e verde. E dovremmo poterla comporre in realtà. Allora, prendiamo un po' di colla, lo facciamo qui sopra perché, ok? Allora, prendiamo la nostra colla e io la metterei qui.
vediamo. Alternandoli. Questa non l'ho mai montata, quindi beh, mi verrebbe da metterlo così questo. Li alterniamo. Peccato che non siate live per potermi dare dei suggerimenti. Oh, scusate. Prendiamo una verde, le alterniamo proprio. Così. Non verrà tondissima se continuo così, ma ok. Ne abbiamo abbastanza per fare un secondo giro. Così viene più fitta. Questa la mettiamo qui. In realtà ne bastano la metà di quelle che ho fatto, se volete fare un giro solo. Poi possiamo fare i pallini rossi con il nuovo, se vogliamo. La nostra ghirlandina. Adesso si deve ancora asciugare il foil, ovviamente puoi metterci le dita sopra così non è esattamente il massimo. È quasi più un quadrato la mia, però si può falciare qualche rametto. Poi ci andiamo a mettere qualche punto di nuovo rossi, che non so se ho qui, ma controlliamo. Allora, qui potremmo mettere questi due qui così, che ci fanno decorazione e via. Qui lasciamo così, qui adesso farà presa. Lì lo lascerei così e anche qui lo lascerei così, molto molto semplice. Molto delicato, prenderei solo ancora, dopo le frasette che Chiara ci mette qui, qualcosa da mettere magari qui sotto. Potremmo mettere un altro bandierino. Qui sotto potremmo mettere un altro bandierino, per esempio un Merry and Bright. Aspettate che lo taglio e poi lo ritagliamo. Potrei anche tagliare quel Merry Christmas in foil e vedere come viene. Adesso lo facciamo. Prima di tagliare le frasette. Potrebbe anche essere, no, però non mi piace tantissimo. Potremmo metterlo giusto qui volendo, però è da rifilare un po' con la taglierina, perché ho fatto veramente un pessimo lavoro col ritaglio a mano, non fa proprio per me. Mamma mia, come rovinare un bellissimo bandierino cercando di ritagliarlo a mano. Ok, allora prendiamo la fustella che avevo vi ho fatto vedere prima con la scritta Merry and Bright, che è della, eccola qua, della Polka Doodle. No, Merry Christmas, non Merry and Bright, scusate. E proviamo a ritagliarla in foil e vediamo messa lì come sta. Se riusciamo ad aprirla, perché non è detto. Okay. Anche questa ancorata, niente male. La tagliamo nel foil. Vediamo se ci piace. Magari poi non ci piace. E la metterei qui. È sottilissima, finissima come scritta.
prendiamo anche il Marri. Ok, allora avrei dovuto passarci prima lo scovolino, così avrei tolto tutti i pezzi subito, ma vabbè, lo facciamo adesso. Potremmo mettere il Christmas qui e il Merry qui sopra. Sì, potrebbe essere carino. Devo solo vedere di recuperare un nuovo rosso per fare i pallini. Ma dovrei averlo qui in realtà. Ok. Allora, la cosa furba, quindi se volete rifarlo fate così, è fustellarlo, visto che è una scritta molto molto sottile, direttamente su cartoncino, su carta adesivizzata. Io ovviamente non ci ho pensato. Strano perché sono così previdente di solito. Mi stupisco da sola. Ok, Merry Christmas. Prendiamo un uovo e poi possiamo semplicemente tagliarci i nostri le basi in cartone vegetale. Se non ce li ho, mi metterò qui a guardare bene. Avevo il foil. Vediamo se sono qua. Usiamo questo rosso qui, che è l'autumn red, che secondo me ben si sposa con quello di Moda Scrap. E facciamo prima una prova qui, ok, facciamo dei pallini qua, che saranno le nostre bacche, che dovrò fare molta attenzione a non spatasciare. Mi sta suonando il telefono, vediamo se risponde mia madre. Abbiamo ancora aperto, però dovrebbe rispondere lei. Ok, difficilissimo sul sospeso. Lì ne mettiamo uno qui. Ok, questo possiamo fissarlo. Qui possiamo fare tre bei nuovo, tre bei dot. Friends, chocolate. Ok, posto che io adesso riesca a non rovinarlo, adesso vorrei mettere su nel salvo la fustella. Ok, buttiamo via un po' di ritagli. Tagliamoci la base di cartone vegetale. Queste adesso le appoggio dietro di me. Allora, la base di cartone vegetale saranno due pezzi 20x20. Poi recupero tutto ciò che è caduto. Questo è il cartone vegetale di Tommaso. Adesso 5 minuti abbiamo fatto. Si passa un paio di volte da una parte, un paio di volte dall'altra e si taglia tranquillamente con la carina. Io adesso le lame un po' esauste, ma Madosca, è caduta la prolunga. Ok, allora, già contenta che il telefono non sia volato giù, per ora teniamolo così. Poi prendiamo l'altra foglia e facciamo la stessa cosa. Sempre 20 per 20. Taglio a 20. Adesso questo ospita tranquillamente la nostra cornice. Noi adesso dobbiamo tagliare un pezzo di carta che ci faccia da giunzione tra le due, perché le due cornici si dovranno aprire come se fossero una sorta di cornice con la cerniera proprio. Vediamo quale carta usare. Io userei questa qua. Ce ne tagliamo un pezzo alto 20 cm, quindi l'altezza della cornice, e facciamo largo
facciamo 15. Facciamo quindi un quadrato 15 per 15 di questa bellissima carta qua, che poco si vedrà, però no, devo fare 20. Oh, vabbè, allora queste 15, scusate. Vabbè, potrei usare anche quella, in realtà non ha importanza se è più corta. Io adesso la inserisco qui, faccio delle pieghe, decido che lascio queste 15, quindi potremmo fare un 3 centimetri. Allora, facciamo una cosa così. 15, 6, facciamo che al centro ne rimangano 3. 12, 6, quindi una piega qui a 6, un'altra piega a 6, che in realtà non sarà una vera piega, ma sarà solo un invito per, voilà, per fare questo. E io provo a posizionare, poi facciamo una prova se ci va bene, questo pezzo qui di adesivo. Colla. E poi ci attacchiamo sopra la cornice. Per attaccare sopra la cornice l'adesivo che è finito, ne prendo un altro. Posizioniamo la nostra cornice, questa, filo. Ah, questo non l'abbiamo neanche incollato, adesso lo incolliamo. Un goccio di colla. L'altra cornice possiamo incollarla anche un po' di più, così. Perché se la incolliamo così ho timore che non si pieghi. La incolliamo così. Allineiamo di modo che ci sia poca distanza. La piega che ho fatto in realtà non va bene, cioè è troppo distante. Ci facciamo andare bene una cosa così. In realtà si può distanziare ancora un briciolino. Io vi direi un centimetro e mezzo. Sì, un centimetro e mezzo vi permette di aprirle e di incrociarle così come avevo in mente. Ok, abbiamo spatacciato un nuovo. Ah, vabbè, allora questo foglietto qui non era ancora neanche incollato, quindi magicamente possiamo fare così e metterne un altro. Lo facciamo dopo, prima finiamo qua. Colla. Quando ci fai attenzione e li spatasci lo stesso, è proprio destino. Allora, lì dobbiamo tirare fuori un altro pezzettino di carta, che forse quella carta lì in realtà l'ho finita, non ne ho più. Fatemi vedere. Mi sa che non ne ho più. Potremmo metterci un pezzo di questa? No, potremmo anche lasciarlo così in realtà. Se no, vedere, vedere, se abbiamo un pezzetto che avanza qui. Prendiamo. Ah sì, guardate qua. Allora, questo era 8,2, praticamente 8 per 3,4. Colla.
non sei 3,4? Perché sicuramente non è dritto. Ma noi lo accorciamo. Sarà mica questo che ci ferma. Ecco qua. Adesso possiamo rifare i tre nuvoli e sperare di non spatasciarli. Due, e li lasciamo poi asciugare. E tre. Allora, vediamo un secondo di chiudere, così vi faccio vedere, vi faccio gli auguri, vi lascio tornare ai vostri impegni di famiglia, Natale, riposo, qualsiasi cosa sia, va sempre bene, purché vi piaccia. Io poi adesso li metto a posto qui, rispondo ancora ai messaggi e poi ci riaggiorniamo giovedì in realtà. Eccola qui. Vi faccio vedere. Poi farò delle foto più decenti per mostrarvela. Questo qui è il lavoro di oggi. Spero che vi sia piaciuto, spero che sia un Natale sereno per tutti, con tanto mani sporche, anche se le mie sembrano un po' quelle di Dexter, ma non importa. Ci risentiamo presto, grazie a tutti per tutto il supporto, tutto l'affetto che ci avete dimostrato per questo Natale, ci ha fatto veramente tanto piacere. Ci rivediamo, ci risentiamo giovedì. Auguri, ciao!